Siamo con Vittorio Romano nella sede della nuova associazione Vinci, che sta per Volontari, Interforzi e Cittadini Onlus, un'associazione senza scopo di lucro che nasce sul territorio cesano. Quali obiettivi e quali prospettive per il futuro? E questa è una novità sul territorio cesano, perché come sappiamo associazioni volontariato vero e proprio era assente sul territorio. Noi ci prefissiamo come primo obiettivo la tutela ambientale e cercheremo di avere una sinergia con la Terra dei Fuochi, con l'associazione della Terra dei Fuochi, per tutelare un poco questi territori che stanno intorno, questi territori limitrofi. In poche parole, cercheremo di attuare squadre di volontari che gireranno intorno al nostro paese, in particolare la zona Arena, che è soggetta a scarichi abusivi di ogni genere, amianto, copertoni di auto e altro materiale pericoloso, per cercare di evitare questo fenomeno. Ci prefiggiamo inoltre di fare attività culturale sul territorio, promuovendo mostri e convegni per la legalità. Promuoveremo la legalità anche perché la maggior parte dell'associazione è composta da forze dell'ordine, cittadini volenterosi che tireranno sulle maniche e lavoreranno in questo senso. Stamattina già abbiamo avuto un incontro con i bambini della scuola elementare di Cesa e con la scuola elementare di Sant'Arpino e dobbiamo dire che abbiamo avuto una bella risposta da parte dei ragazzi, che hanno mostrato tanta vivacità e tanta voglia di conoscere il mondo del volontariato. Quindi siamo soddisfatti in questo. Diciamo che già abbiamo ottenuto una grande vittoria, perché abbiamo avvicinato questi ragazzi al mondo del volontariato. Noi ci prefiggiamo di effettuare ancora altri incontri con le scuole elementari, anche con la scuola media, organizzando convegni appunto sulla legalità e sul modo di andare avanti, diciamo, perché qui sappiamo la zona e la realtà, quindi togliere i giovani dalla strada è una vittoria per noi. Innanzitutto vorremmo fare anche protezione civile in concorso con le protezioni civili comunali. Stamattina abbiamo avuto la protezione civile di Casal di Principe, la protezione civile di Aversa, la protezione civile di Carinaro, i NOS di Carinaro, San Nicola la Strada, Santa Maria Vico, quindi anche Trento la Ducenta. Quindi abbiamo avuto questa sinergia di forze accesa presente sul territorio, sulla piazza, che ha fatto vedere che cos'è la protezione civile. Diciamo che l'innovazione di questa associazione sta proprio nel fatto che riunisce, oltre alle varie forze dell'ordine, anche una funzione interterritoriale, perché come dice lei, diciamo, c'è questa sinergia tra i vari paesi ed è importante, perché il problema forse è comune in questo territorio, non è solo localizzato a Cesa, giusto? Giustissimo, lei ha colto perfettamente il segno. Noi vogliamo creare una sinergia tra tutte le associazioni di volontariato presenti nell'Agro Aversano, ma in Campania. È un obiettivo ambizioso. Se ci riusciremo, faremo una grande cosa. Quindi ci prefiggiamo questo e ci riusciremo, le assicuro che ci riusciremo, perché tutti i soci fondatori di questo gruppo abbiamo questo obiettivo e lo raggiungeremo. Per la crescita di questo territorio, dal nostro essere scelto, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e sulla terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi il nostro fede, come noi rimettiamo i nostri fautori, e non ci rimettiamo le sue intenzioni, ma la nostra parola. Insieme benediciamo il Dio in pace. Grazie.
Io sto qui, ripeto, non come prete anticamorra, non mi chiamate più prete anticamorra, né un prete che esce per televisione. A me mi chiamano, mi zavì, una persona anziana, pochi giorni fa mi ha fermato, ha detto ai nipotini piccoli, ha detto, vedete questo è un grande prete, questo è il prete della camorra, gittano, ma che sta dicendo? Voleva dire prete anticamorra. Noi tutti i preti siamo contro la camorra, perché la camorra è peccato, perché ha distrutto il nostro territorio. Però nello stesso tempo dobbiamo anche costruire questo territorio, perché solo la repressione non basta. È inutile che invochiamo sempre i magistrati, il carabiniere, dove stai, il maresciallo, dove stai? Cioè, tu lo stai. Cioè, noi pensiamo sempre alla responsabilità e delle forze dell'ordine. Qua ognuno di noi deve fare cittadini. Le associazioni nascono proprio per questo. Perché oggi il vuoto che esiste è un vuoto di sovranità. Non è tanto in crisi la politica, quello già facevi schifo tanto tempo. Però quello che è in crisi è la nostra sovranità, il fatto che dobbiamo partecipare alla crescita del territorio, e la Costituzione ce lo dice, ma ce lo dice anche Gesù, perché Gesù ha detto quando arriverà il giorno nostro ci sarà alcuni che saranno alla sua destra e altri alla sua sinistra. A quelli che stanno alla sua destra dirà avevo fame, avevo sete e tu mi hai dato da bere, da mangiare. Il Signore ci giudicherà sull'amore. Il Signore ci chiede pure se siamo andati a messa, per quale, che ci chiede i sacramenti che abbiamo vissuto, ma la prima cosa è se abbiamo fatto del bene. Allora grazie anche a questa associazione oggi e al sacrificio, ecco, di questi uomini come De Angelis e gli altri, tante vittime innocenti sia che vengono chiamati consapevoli e inconsapevoli, grazie al sacrificio di questi uomini noi siamo qui per ricordare, ma anche per impegnarci, perché non basta solo ricordare, bisogna impegnarci. Allora il prete deve fare il prete. Mi ricordo sempre il mio padre spirituale. E perché sono impegnato socialmente nel quartiere? Perché un prete, una volta, prima di diventare sacerdote, mi disse, tu fai così, non devi fare come questa storiella. Mi racconto una storiella, che un prete prese l'aereo e portò con sé la sua arnese. L'arnese è un carabiniere, l'arnese del prete è la Bibbia, è il breviario, e lui su questo aereo girava il breviario, il famoso breviario, girava. A un certo punto una hostess si avvicina e dice, padre, mettete subito la cintura perché stiamo scendendo, stiamo cadendo. E lui, sapete che rispose? Allora ci prego veramente. Cioè, chi se sono sfogliando un breviario, ma non pregava. Allora, io riporto questa storia perché tutti dobbiamo fare bene il nostro dovere. E voi genitori, ritornate a fare i genitori, perché il vuoto di oggi è anche educativo. Cioè, questi bambini non hanno più papà e mamma. Mamma chatta una parte e papà chatta un'altra parte. Io chatta a capa mamma e a papà. Cioè, dialogate. Vi auguro di brillare di una luce chiara, però, non quelle artificiali. Non abbiamo bisogno di luce artificiale, specie che le laga cattamere cinesi dopo 2 ore, 3 giorni subito si fulmino. Io sono parroco anche dei cinesi a Napoli adesso, sono parroco alla ferrovia. Però io dico, è meglio, ecco, essere un fiammifero acceso che lamentarsi del buio. Auguri. Credo che la società sarebbe molto migliore se ciascuno di noi, come lavoratore, come padre, come politico, come volontario, facesse tutti i giorni il proprio dovere. Allora già avremmo fatto un grandissimo salto di qualità. Devo ringraziare coloro che hanno voluto questa associazione. Molti di loro hanno condiviso con me anche dei percorsi programmatici di questa amministrazione. Nel nostro programma c'era appunto questo, l'attenzione a tutte le associazioni di volontariato, soprattutto quello sociale e quello di protezione civile, che vanno oggi a supplire a una carenza che le istituzioni hanno, perché le istituzioni non hanno le risorse economiche per assicurare questo. E di questi giorni purtroppo una lettera che mi è stata recapitata dall'assessore regionale, al quale avevamo chiesto di attuare quel progetto di bonifica ambientale su quella zona che noi conosciamo, che dice che quel progetto purtroppo è stato revocato perché la comunità europea ci ha revocato i fondi per la infrazione che la Campania ha avuto sul tema dei rifiuti. Quindi è una speranza, un'altra speranza persa. Allora io mi auguro, noi ho fatto due atti importanti da questo punto di vista, no? In questi primi mesi di amministrazione. Una delibera inviata al prefetto di Caserta, al ministro degli interni,
concordata con gli altri sindaci del territorio per cercare di ottenere appunto un coordinamento tra le varie forze dell'ordine soprattutto, e su questo sono stato convocato, ci sarà il 31 ottobre in prefettura a Caserta una riunione dei sindaci del territorio proprio per concordare in questa conurbazione le iniziative da affrontare per il controllo del territorio, e nello stesso tempo un'altra delibera dell'istituzione del nucleo comunale di protezione civile che dovrebbe insieme con tutte le associazioni di volontariato coordinare le operazioni.